Salve, sono Pierisa della Rupe. Volevo parlare del mio racconto L'isola delle rondini. Un mattino si presentano dalla divina Teti tutte le donne dell'isola, le anziane, le giovani, anche persino i bambini aggrappati alle madri, per chiedere alla divina Teti una grazia, che una fanciulla che suona il flauto come il dio Pan venga allontanata immediatamente dall'isola. Perché questa fanciulla afferma tutti gli uomini del borgo, li incanta e nessuno più lavora, nessuno più semina il grano, nessuno va più nei boschi, sono tutti incantati intorno a questa vergine. E Teti li accontenta, allontana questa creatura. Passano 9 lune, stessa processione di donne tutte quante, compresi i bambini, tornano dalla divina Teti, chiedendo nuovamente un'altra grazia. Vorrebbero che la fanciulla che prima avevano voluto allontanarle, avevano chiesto per lei addirittura il rogo, che quella fanciulla ritorni nell'isola, perché da quando non c'è più tutta l'isola è triste. Senza la sua musica i malati non guariscono, i bambini non succhiano più latte, le ragazze si sono ammalate e quindi chiedono nuovamente questa grazia. Che cosa succede poi? Che cosa farà Teti? Lo saprete leggendo appunto il racconto. Grazie.